Vabbè, uccidimi, uccidimi. Uccidimi! Se avete notato, c'ho anche una luce nuova, quindi mi si vede molto meglio, no, adesso. Anch'io sto mangiando, sto finendo. Vedi, c'è un po' di pollo qui. Pollo. Oggi Lies of P. Volevo portare un Souls-like in stream, e questo era uno che volevo provare, e visto che è su Game Pass, perché no, perché no? Hai già giocato a qualche Souls? Allora, la mia esperienza con i Souls è un po' amore e odio. Un po' come tante persone, credo, no? Non mi ricordo in quale ordine, però ho giocato un sacco a Demon's Souls. Quasi finito, però non finito. Ho giocato un po' a Sekiro. Io purtroppo non ho molta pazienza, però almeno se sono in live magari mi incoraggia più a restare col gioco e non arrendermi. Non arrendermi, magari qualcuno c'ha qualche consiglio da darmi, eccetera. Si sente il ventilatore, purtroppo qua a Malta non ci stai senza il ventilatore. Ah, abbiamo già raggiunto 10 sub, il goal di 10 sub. Grazie, che posso dire? Grazie. Nuova partita, dai. Questo è su PC, prima volta che ci gioco, bugia in corso, fiero, eh. Carlo Collodi, era toscano, no, credo? Sì, no? Vuoi sentirmi? Personaggio da Manz. La farfalla. La farfalla. Burattino, ciocco di legno. A me piaceva quella versione di Pinocchio, che era lunghissimo, quello italiano, vecchio, sarà stato anni 70, forse 80. Che c'è la musichina che faceva papam, 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 papam. Pinocchio! Pinocchio! Ma è quello con Benigni? No, è uno tipo degli anni 80, credo. Che è con un bambino, che per la maggior parte lui è un bambino vero, l'attore, penso proprio per una questione budget o di scelta stilistica. Originalmente era una serie TV, è proprio bello, era proprio bello. Gemini si riavvierà. Gemini. Questa è la fatina che mi parla, no? Zephyr, sì, ma nonna si sente, Se lo metto, magari che non colpisce il microfono, ecco, colpisce la mia schiena, così, vai. Allora, seleziona cintura superiore, seleziona cintura inferiore, usa l'oggetto della cintura selezionata. Ok, abbiamo due cinture. Ah, ok. X. Ah, ecco. Illumina la zona attorno al personaggio. Questo che fa? Oh, il personaggio morirà se lo usi, no? Si sente ancora un po'. Maremma cignala. Apri sta porta. Che c'è qui? Puppet Show Festival. Oh, come si corre? Ok, esamina. Sì, va bene. Via del grillo. Via del grillo proprio. Del grillo. Uno stile di combattimento bilanciato in potenza e velocità. Uno stile di combattimento agile e veloce per colpire i punti deboli del nemico. Uno stile di combattimento pesante per abbattere i nemici usando grande forza fisica. Via dalla fava, va, equilibrio, sì, dai. Apri la porta. La fata turchina. Allora, borsello X, sì, non vogliamo morire però. L'unico coso che abbiamo, ok, ci sta. L'unico oggetto che abbiamo ci ammazza per qualche motivo. Cambia arma. Non solo un'arma. Corsa schivata. Ok, questo è come il Dark Souls. Ok. Track. Guardia. Ok. E come si attacca? Ok. Ok, quindi come Dark Souls. Una stanga, una buona tutte curve. Speriamo, Paolo. Vediamo dove sta fatina. Beh, facile. Ok. Secco. Finora ci siamo. Prendiamo sta roba. Si faccia Manz con la fata turchina e si spera. Durevolezza dell'arma. Ah, mi ricordo, sì. No, cioè, mi ricordo, non è che ci ho giocato a questo gioco, ma mio conquilino ci ha giocato. L'ho visto giocare giusto 10 minuti e mi ha fatto vedere sta meccanica. Che ogni tanto devi riparare l'arma facendo così. Zicchere! Schifo, si prendi. Usa una cella a impulso per recuperare
punti vita, immagino che sia PV. Esiste un numero massimo di utilizzo delle celle a impulso. Quando lo raggiungi, la cella si scarica. Ah, se attacchi i nemici, si caricherà gratuitamente. Buono, buono. Questo cos'è? Si prova a usare? Ah, la luce, ok. Ammazziamo. Come stai? Io bene. Te come stai? Xalterigo. Mi ricordo il tuo nome. Te hai visto live in passato, giusto? Buonasera, buonasera. Dai, ci sarà sicuramente quel boss obbligatorio nei giochi Souls che ti ammazza subito all'inizio del gioco. Ruota. Oh, ste ruote. Ok, qui non ci si può passare. Ma che c'è di là? Qualcosa di grosso. Big Chungus. Allora, di su o di giù? Proviamo qui. Ok, abbiamo bisogno di una chiave. Troviamo sta chiave. Oh, puoi bloccare gli attacchi nemici stando in posizione di guardia. Se la guardia avrà successo, il personaggio subirà danni ridotti, ma verrà consumata energia. I danni ridotti verranno restituiti al recupero guardia. Il recupero guardia si accumula, ma si riduce ugualmente nel tempo. Con il recupero guardia puoi attaccare i nemici per recuperare più vita. Ok, quindi tipo Lords of the Fallen, no? Ah, guardia perfetta. Quindi c'è tipo la parata perfetta. Zac. Sì, prova bellino. Oh. Che spari. Oh, oh. Oh. No, no, no. No. No, no, aspetta, 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 aspetta. No, c'è il coso, c'è. No. Vai, si inizia. No. Ok, già bisogna curarci. E vedi, qui si blocca, vedi sulla geometria del livello. Vabbè, ha senso, no? Anche in Dark Souls, mi pare. Borsa. Hai ottenuto i seguenti oggetti bonus. Cappello dell'alchimista. Abbiamo già un cappello? Perché oggetti bonus? Aspetta, ma questa è la roba, perché la versione deluxe o qualcosa del genere? Beh, un cappello ci sta, dai. Cappello. Penso siano le cose tipo premium in questa versione. Però non voglio usare armi o cose avanzate. Cioè, noi si gioca in modo normale. Cioè, se no siamo potenti su dall'inizio. Perché c'è laggiù? Questo è il primo boss. Oddio. Gimo. Vuol dire andiamo, Gimo, comunque. Cos'è questo? Appunto del passeggero. Se trovate questo biglietto, uscite dalla stazione e scappate. Non entrate nella sala d'attesa per nessun motivo. Lì dentro c'è un enorme burattino che uccide la gente. Ho chiuso la porta a chiave, ma non so se funzionerà. Almeno dovrebbe impedire alle persone di entrare a loro piacimento. Ma morirò presto. Quindi voglio aiutarti, anche se non è molto. Per favore, sopravvivi, chiunque tu sia. Un po' di recitazione per immergerci. Tutto qua ci sono porte e scale bloccate da dispositivi. Puoi sbloccare queste porte o scendere le scale per creare delle scorciatoie. Va bene. Quindi. Ah, questo. Non mi ha visto. Dai, veloce, veloce. Ok, quindi se muoio, riparto da là, immagino, no? Che ancora non ho trovato un checkpoint, un catch point, come diceva il mio amico. Ecco, primo boss. Pregate. No. Vieni. No. Faccio una parata. No. Fatta male la parata. Proviamo. No. No, il tempismo, devo. Ah, due colpi non posso darglieli. Un colpo. Un colpo solo, proprio. E ti è. Quanta vita c'ha questo qua? Aspetta, qui che c'è? Dammi. Una ruota. Gira la ruota. Gira la ruota. Oh. Usa le arti della favola della lama. Ok. Allora, quindi. Oh, oh, oh.
Cosa ha fatto? Ma potenziale, ma potenziale un po'. Ah, ecco. Ah, tipo ti potenzia il prossimo colpo. Allora, diamogli. Vai. Mentre attacchi la barra dei punti vita del nemico sarà evidenziato di bianco. Quando ciò accade potrai sbilanciare il nemico mediante un attacco caricato con le arti della favola. Ok. Le arti della fava, toh. Oh, oh, primo boss senza morire, eh. Ah, ci ha pure caricato la vita, il coso per curarci. Ma non è ragdoll. Ah, si muove solo un pochino, che non... Oh, ecco, oh. Ma che carino lo stile grafico. Ma in cosa consiste questo gioco? È tipo un Souls-like. Tipo Dark Souls, no? Non morire. Il gioco dovrebbe essere difficile, molto difficile. E non devi morire. Ho appena iniziato, questo era il primo... Non è proprio un boss, non credo, cioè... bello. Bello. Il primo bossettino, diciamo. Che ho ucciso. Ripara Stargazer. Riparamo. Ci mettiamo qua dalle stelle. Ah, questo è il checkpoint. Ok. Uso lo Stargazer per ripristinare del tutto i punti vita e l'energia. E per caricare le tue celle a impulso. Tornerai in vita in questo punto quando muori. Ricorda che anche i nemici tornano in vita. Ci avrei mai indovinato. Ah, dobbiamo riparare. Usa lo Stargazer, ma... Ecco, la fatina. C'è una voce proprio da maiale, eh. Ergo. Ok, ergo i punti esperienza. Tipo i Souls. Come non dura per sempre? Hotel Krat. Aumenta di livello. Aumentiamo di livello. Ah, due livelli abbiamo. Vigore. Vigore è l'energia, tipo stamina, no? Sbaglio simile a Dark Souls gioco? Non sbagli, è proprio un Souls-like. Fatto apposta per essere simile a quei giochi lì. Questo aumenta l'attacco. Beh, non voglio morire, innanzitutto. Stamina è importante. Vabbè, stamina, va bene. Vita e stamina, tanto tanto. Gli altri si aumenteranno, dai. Fatina, do you like mancing? Madonna, troviamo... Oh, un cane, 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 cane. E mori. Te che vuoi? Oh, 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 oh! Pensavo volesse vendermi un candelabro. Invece no. No, questi giochi sono pieni di posti segreti. Quindi... Niente. Oh, oh! Abbiamo un candelabro, è un cane! Aspetta, sono due cani e sento un sacco di rumore. Oh, due cani, no! No, due cani no. Due cani no. Ah, non c'ho più stamina. Vieni. Ok. Catalizzatore di favola. Questo, sì. L'eco di Krat. Questa decisione è stata presa per proteggere i cittadini fin quando la frenesia dei burattini che ha recentemente paralizzato la città non sarà sotto controllo. Ok, quindi c'è il casino qua perché è pieno di burattini. Quindi c'è il casino perché ci sono questi burattini impazziti. Burattino! Io non sono un burattino, bambini! Ammazza sto burattino. Aspetta, proviamo a fare l'attacco stealth. Oddio! Che ninja, Pinocchio. Attacco stealth. Almeno qua ti dice quando c'è l'attacco stealth. In Dark Souls no. Cioè, devi premere il tasto e sperare che avvenga l'attacco stealth. Che sia nella posizione giusta. Qua invece te lo indica. Vedi? Sa! C'è il mare. Il mare del solo oriento. C'è il mare e l'oriento? Sì, l'usole no. Ergo vivido. Bella la grafica però di questo gioco. Lo stile è davvero figo, devo dire. Poi la maglietta bagnata proprio punta. Queste porte come si aprono? Fammi riparare. Lì c'è qualcuno con una mazza.
Alcuni nemici diventano rossi, o diventano comunisti, e utilizzano un potente attacco chiamato attacco furioso. Non puoi schivare né parare gli attacco furiosi. Come non puoi schivarli? Ma poi devi fare per forza la guardia perfetta. Come non puoi schivare? No, vabbè. No! Non interrompe l'animazione con l'attacco. E dai! Oh. La cosa che mi piace qui è quando ti schivi, non è che si spostano con l'attacco, è proprio tipo una calamita. Continuano ad attaccare nella direzione in cui è iniziato l'attacco. Qui c'è uno strunzet. Non voglio il tuo candelabro. Oh, pistolino. Sep. No, oddio, un altro candelabro. No. No. Madonna. Ti piacciono i Souls-like? Sì, cioè non sono un super appassionato dei Souls-like, però ho giocato un sacco a Elden Ring, a Demon Souls. Non ho ancora da finire un Souls-like. Non ho mai finito un Souls-like, mi sono appena reso conto. Però ero curioso di riprovare questo gioco. E penso che con la compagnia della chat forse finalmente finirò un Souls-like. Attacca verso il basso con la caduta. Ah, East. No, te cane, tu muori subito. Questo è facile da ammazzare, meno male. Ok, cura. Mori, cane, piazza verde. Sì, sembra divertente sdunzare i nemici. Sì, cioè è soddisfacente per ora. Perdo sempre, ma mi piace guardare gli altri che ci giocano. Ah, ok, allora sei nel posto giusto. Sì, me la cavo, con i Souls-like. Però non è che sono un esperto, chissà che. Questo oggi si è cominciato a giocare. Non ho mai giocato prima. Ah, ecco, scorciatoia, vai. Dai, possiamo livellare. Usiamo tutti i cosi. Questi qua che ci danno esperienza, questi oggetti. Ergo, vai. Usa tutto. Beh, un po' d'attacco ci sta, dai. Tecnica? Cosa aumenta la tecnica? Aumenta. Ah, tasti di riduzione danni. Riduzione danni, fuoco. E aumenta un po' di attacco. Ma pure questo aumenta. Sviluppo. Legione. Che cacchio è legione? Devo pesarmi per... Oh, che cazzo! La trappola, ma chi ci casca? Ah, tieni premuto. Ah, ok. Stunz. Ah, ok. Lo stunni, prendi il coso e te ne vai, perché non può morire. Ah, qui c'è un catch point, un checkpoint. Parla. Welcome to Croft, visitor. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. Here's a festival gift for you. Now get dammi sto dono. Che me dai? Acquista. Beh, al momento non penso mi serva nulla. Difesa assoluta. Ma quante cose c'è da controllare qui, madonna. Dammi qua. Burattini da sfilata. Ecco un formidabile burattino che animerà la sfilata. Balli da sfilata per deliziare i bambini. La forza di portare 6 uomini sulle spalle. Quindi questo forse è un boss. Apri la porta. Ah, questa la posso aprire. Perché questo lo posso aprire, altri no? Che c'è qua? Aspettate, forse... Oh! Ecco, vai!
Oddio, oddio. No, no. No, ecco. Vieni. No, si è. Oddio. Ok. Devo concentrare. Vole. No. No, Ez. Ok, non sembra troppo tosto questo qua. Forse morirò un paio di volte, ma mi sa che. No! Cos'è questo? Cosa sta facendo? Ah, si trasforma. Fase 2. Oddio! No! Oh, non so cos'era quel rumore. No! Ah, questi... No, non si possono... Si devono parare questi qua. Chi è? Mangiafoco? No, mi sa che è il burattino che descriveva quel fogliettino che abbiamo trovato. No! Se faccio schifo mi spiace. Prova a non fare schifo. Ecco, qui, vedi? Ecco. No, vabbè. Lì. Oddio, non so come ho fatto a schivare quel colpo, ma l'ho schivato. Ez. No. Vai. Devo usare il mio potere. Non so neanche cosa fa. Dai. Oddio. Ma quelle hitbox sono ottime, cioè. Ecco, quel potere non so cosa fa. Ecco, questo mi prende. No. No. Sì. No. Ecco, vai, fase 2. È proprio un lurido. Hai visto come fa? Fa tipo la non una finta, ma tipo sembra che stia per colpire, invece non colpisce. No, dai, ho fatto la parata, dai, non rompere i coglioni. Deve essere proprio perfetta la... Ecco, vedi, questo quello lì che mi frega. Vai! No, mi sa questa la perdo pure questa. Uccidimi, sono qui! Uccidimi! Come amico, come! Questo cosa fa? Oh! Madonna! No! Oh. No, devo smettere di fare... Oh, sì, è la prima volta che fa quell'attacco. Devo smettere di fare l'attacco pesante. Devo proprio smettere. Questo mi prende pure. Let's. Pensavi. Se... Oh, no! No! Cura. Mi è rimasta solo una cura. Ecco, fase 2. No. No. Stavo cucinando. Ma te cucini tardi, eh? Oh, no. Non mi uccidere. Non lo fare. No, dai. Ho provato a fare. Devi fare la parata perfetta lì. Dai, sta fase ormai è abbastanza facile. Ma si attacca col braccio sinistro, che fa? Oh, wow. Proviamo. Non ho fatto niente. Dai, calmino, che t'ho fatto? Che detto? Che ho fatto? Che t'ho fatto? Che t'ho detto? No, metti via quella mazza. Risolviamo le cose. No. Come te?
come degli adulti. Ma ah, è già finito le cure. Basta. No. Oh, ma spiaccicato. No, ho sbagliato, ho sbagliato. Vabbè, ormai mi sa che... No, no, sto facendo schifo. No, vabbè, ormai, sì. Quando fa quell'attacco lì, che palle però. Hai rotto i coglioni. Ecco. Ok, non abbiamo più cure. No. No. Vai. Vieni, uccidimi. Vabbè. No. Vai, parata. Vai, stronzo. Ormai ho capito i tre trucchi. Vai, ho capito i tre trucchi, stronzetto. A parte quel trucco lì. No. No, e fammi curare prima, dai. Uso sto potere che non si sa che fa. No. 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 Ma cambiano tutti i tempismi degli attacchi, capito? Nella seconda fase, per quello... Vai, parato! Hai rotto le palle! No! Vabbè, uccidimi, uccidimi! Uccidimi! È forte sto sudicio, sì, lo so, madonna cara. No, ho sbagliato. No, ho sbagliato di grosso lì. Non è che dice ho sbagliato un pochino, no, sbagli. Dai, l'ho parata, non di cazzate. Proprio un Lies of P. Sono le parate che non vanno a segno. Ez. Dai, cambia fase, stronzo. E dai, ho cercato di... Hai rotto, coglio. No, perché mi sono curato? No. Sbaglio a tasto. No. Ah, si curano i boss se ti colpiscono. No. No, mi frega quello lì. Uccidimi. Proprio quando... Oh, cura, sì. Sarà la volta buona. No. Se continua a fare questi errori, no. No! Sì, parato, stronzo! No! Non sparare, cazzo! Dai, no, ora mi ammazzo. Ok, sto capendo di più. Ma sono così sti giochi, dove mori, ogni volta che muori... Concentrati proprio, Tony. Ogni volta che muori migliori un pochettino di più.
So tutti i tuoi trucchi, stronzo! Ecco, vai, di già la seconda fase subito, 2 minuti. Che no. Vai, parata, stronzo. Ah, ora se li fai. No, l'attacco pesante. No, no. C'ha la vita bianca. Se li faccio l'attacco caricato pesante. No. Ormai ho. No. No, ora ho capito. Ho scazzato. Ho davvero scazzato stavolta, però ho capito che devo fa. Ecco, ora fa za. No. E ora fa za. No, ha fatto un altro attacco che non ha mai fatto prima. Ormai la prima fase è proprio. Non mi fa niente. Non mi tocchi. Non mi tocchi. Ecco, seconda fase. Eccolo. Cazzato nero, guarda lì. No, madonna. E ora. No, fa quell'attacco quando si mette in piedi, hai visto? Uno, e due, e tre. Za, e za, e za. Sì, parato, stronzo. No, devo fargli attacco caricato. Attacco caricato. Attacco caricato. Vai! Vai! Sì! Sì! Sarà la volta buona che bruciamo! Sì, sì, dai! T'ammazzo, t'ammazzo! Za! 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 No! Sì, quell'attacco non l'ha mai fatto prima! Non l'hai mai fatto prima! Za! Sì, 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 Tonino, sì, Tonino, sì, ce l'abbiamo fatta. Ecco, Hotel Krat, Hotel Krat. Ci sta, ok, ottimo. Ottimo, Rabbit. Chi sei? Devo mentire? Oddio, devo mentire. Devo mentire, umano, burattino, burattino, burattino. Umano, mentiamo. Vedi, mentendo siamo avanti nella vita, ragazzi. Ricordatevi questo. Devo dire, ragazzi, sto davvero piacendo sto gioco. A me sta piacendo. Oddio. Ah, ok. Lies of P. Te piazza? Sì, mi piazza. La P al contrario come sciabola, è vero. Non sono mica accorto. Madonna. Omicidio. A muerte. Dio. Finito il gioco. Ragazzi, è stato bello. Ci vediamo settimana prossima per un altro gioco nuovo. Finalmente è finito il primo Souls-like. Dai, Fatina, fatti vedere. Vediamo come si è messa. Io sono Choi Jiwon. Questa è la Fatina? Boh. Insomma, ben equipaggiata, diciamo. Beh, Sofia, che ne dici se prendiamo una stanza d'albergo? Geppetto! Non Geppetto! Metti vigore e forza motrice, vai, Prince Dustin, mi fido.
Ammappa la fatina, magari. La fatina è buona, è buona. My name is Polendina. Polendina. To Lady Antonia. Acquista, vediamo che c'ha. Senti, io vendo ste ruote, tanto non le uso. Usa, dai, serve. Oh, vai, esperienza. La voce è simile a quella di altri Souls games, anche Elden Ring o Dark, no, Dark Demon Souls. C'è sempre una ragazza che sussurra un pochino. Oh, oddio, abbiamo un sacco di livelli. Vabbè, mettiamo 1, 2, 3, 4. E forza motrice ancora, attacco. Vai, ti parla, ergo. Cos'è l'ergo? Ok, grazie all'ergo ci sono i burattini. Vediamo che c'è in questo albergo. Di qua, niente. Esamina. Ah, cambia braccio? Braccio a legione equipaggiato. È un equipaggiamento speciale che si utilizza sul braccio sinistro. Ogni braccio a legione possiede l'abilità di combattimento uniche. Per essere modificato in mille modi. Le modifiche si possono effettuare usando la macchina di creazione Venigni. Venigni, non l'altro. Oddio, gatto! Oddio, gatto! Oddio, oddio. Oh, calma. Dai, gattino, non ti incazza, dai. Vediamo cosa fa questo. Ah, tipo una cosa a distanza? Bello. 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 Quello è più bello? Questo è carino. People on the outside are still afraid of puppets. Live. Sì, sicuramente Benigni è un riferente a Benigni, cioè, per forza, non può essere una coincidenza. Una vecchia amica di Geppetto, una vecchia fiamma. Sei come un figlio per me, Vai, fiamma confermata. Che qua si esce e si sdunza, ma qua su? Che vuole sta vecchiaccia crepa? Roberto Maligni. Bussa alla porta. È chiusa la chiave. Chiave d'ingresso. Ok, va bene, va bene. Senti, usciamo. Apri la porta. Oh. Eccoci. Va bene, vai, spada fuori. Zappus time. Zappus time. Uzio. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. Sono scelti tipo una specie di ninja. My name is Gemini. We'll talk later when we're safe. Chi è che mi parlava poi? Non ho capito. Catch point. Stargazer. Ma sto Stargazer. Parla con Gemini. Ah, ok. I'm Gemini, your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Ok. Last. Non. Tutto chiuso come la Bibiana, è vero. Tutto chiuso, nonna, è vero. Bibiana, madonna. Ah, questo ti evoca l'aiutante. No, ma... Voglio provare a non usare l'aiutante per ora. Perché rende il gioco molto più facile. Poi se mi inceppo proprio de brutto, uso. Scorciatoia? Ez! No, dall'altra parte. Andiamo sul tetto. Italia passa gli europei? Davvero? Ok. Ma stasera c'è l'Italia? Ez! Volevi! C'è un pistolero! Dimmi se sei un uomo! Vero, un pistolero!
Sono venuto da qua. No, non sono venuto da qua. Oh, 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 chi è questo? Chi è sto... Oh, oh, chi è sto Big Chungus? Oh, va bene. Abbiamo incontrato qualcuno. Uno sdonzino. Io non ho capito ancora cosa fa sto potere qua. No! T'ha rotto! Tu muori! Oh. Ah, meno male, un po' di sfida. Cellula da lancio. Ok. Ok. No, no, il pistolero no! Oh! Sì, è! Hai rotto il cazzo! Corri, 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 Madonna, ti amo, te quiero, t'ammazzo. Mezzo lo sapevo. C'era qualcuno dietro l'angolo. Questi giochi sono stronzi così, sempre. Stavo andando, stavo andando, sei su o giù. Proviamo su. Paese est che vorresti visitare? Che vorrei visitare? Sud America, più... Sono stato in Messico, non è Sud America. Però sai. Usiamo questo, che fa? Ah, questi li tira contro di te un po'. Oh no! Ez! Volevi! Mori. Se mi lanci un altro stronzo. No! Giappone. Buono. Ma costa andare lì? Un sacco di miei amici stanno andando in Giappone ultimamente. Per me sembra un posto un po' troppo alieno. No, mi sa che morirò qua perché non c'ho più cure. Oh, dammi sta cura. Pazzacamini, sì, è vero. È vero. Ma spazzami il camino. No, oddio, ho premuto troppo tardi. Sì, è come fatta a prendere. Sì, va. Via, va. Avevi visto che stronzata. Non sparare, cazzate. Esci da lì. Ah, ok, fa male anche sto qua. Okay. No, catch point. No, no, no. Mancato. Ah, eri tu che lanciavi le stronzate prima, stronzo. Jack, hai mai visitato qualche parte dell'Asia? A dire la verità, no. Io sono più da paesi del primo mondo. Cioè, senza offesa, ma... No, no, no. No, lo sapevo. Beh, qui muoio. No, hai visto? Attaccano un po' in ritardo per... No, oh, oddio. Vai, cura, bene. Ora te mori. Ma questo potere che cacchio fa? Non si capisce che fa. Mori. Oh.
chiudiamo qui, ragazzi. Chiudiamo qui. Bel gioco. Continuerò di sicuro. Grazie a tutti. Alla prossima. Discord, Instagram, eccetera.